Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata il musical Mamma Mia, regia di Massimo Romeo Piparo. Dopo l'incredibile successo di critica e pubblico del tour estivo, quasi tutto sold out, arriva nei teatri italiani Mamma Mia, nuova travolgente commedia musicale di Massimo Romeo Piparo, che già si candida ad essere l'evento teatrale dell'anno. Ascoltiamo l'intervista con i protagonisti. Dietro le quinte di Mamma Mia con il cast maschile. Come sono questi personaggi? Posso raccontare mio? Vedi, senti che parlo romano? E infatti si fa, noi lo facciamo, io lo faccio in dialetto romano perché lui è stato identificato nativo di Ostia, quindi di Roma. È tutto in dialetto romano, è la prima volta che faccio una cosa in dialetto romano. Mi diverte moltissimo, mi diverto, si diverte il pubblico perché non è poi abituato a vedermi in un ruolo brillante. Di solito io faccio i ruoli più purtroppo quelli tenebrosi, cattivi. Il mio personaggio cerco di attenermi il più possibile al film, sotto indicazioni sia di Piparo che il regista, e sia anche un gusto mio personale, e cerco assolutamente di metterci un po' di me stesso. Però la novità di questa messa in scena è soprattutto tanta acqua, questa installazione incredibile. L'acqua è fredda, lo posso confermare io, che un pochettino mi immergo. E il mio personaggio invece, vabbè, come potete sentire anche dall'accento, ecco, è spagnolo. Anch'io cerco di attenermi un pochettino a quello che era comunque il personaggio originale, diciamo, nel film, anche se non sono inglese, però vabbè, cerco di colorarlo un po' a modo mio, ecco. Nuovissima versione della più celebre commedia musicale degli anni 2000 che ha strappato applausi in tutto il mondo e ha fatto scatenare il pubblico con le mitiche canzoni degli ABBA. Realizzata per la prima volta da una grande produzione tutta italiana, la Piparro Entertainment, è pronta a partire per il lungo tour invernale che toccherà tante città italiane dal nord a sud e arriverà sul palco del Teatro Sistina di Roma il 6 dicembre in occasione delle vacanze natalizie. Per fare musical oggi, quali sono le tre qualità? E investire tanto denaro, come fa il Teatro Sistina di Roma, che ci investe tantissimi soldi, veramente tanti. Basta vedere, Mamma Mia, e non solo, Evita, My Fair Lady, tanti ne ha fatti Massimo Piparo. Questo credo che sia fondamentale. Poi, naturalmente, mettere su un cast dove non c'è nulla da dire. Diciamo che in Italia, no, ultimamente non si parla di meritocrazia, cioè pare che la meritocrazia, cioè questo vocabolo sia stato tolto dal vocabolario, mentre invece al Teatro Sistina di Roma la meritocrazia è di casa e questo è molto importante. Però è bello anche quando gli attori sono molto affiatati. Come si recita? Con un affiatamento sulla scena, bello. Beh, è tutto più facile, sembra di stare nel salotto di casa tua, quindi con tuo cugino, tuo fratello, un tuo parente, un tuo amico del cuore, che basta uno sguardo e se magari ho un momento di cedimento, basta uno sguardo e la complicità ti aiuta. Della giovane Sophie che a pochi giorni dal suo matrimonio, per essere accompagnata all'altare dal padre che non ha mai conosciuto, chiama sull'isola greca i tre fidanzati storici di sua madre Donna per scoprire chi di loro è l'uomo giusto. Lo spettacolo a 10 anni del film con Meryl Streep offre un intrattenimento spensierato di grande qualità artistica, con 24 brani suonati interamente dal vivo dall'orchestra di Emanuele Friello. Oltre 30 artisti in scena e tutto l'appeal di un'ambientazione tecnologica unica nel suo genere. Siamo qui con Sofia e Sky che ci rivelano subito i segreti del dietro le quinte. Com'è stato lavorare? Beh, per me è un onore poter lavorare con personaggi di questo calibro. Sono tra i personaggi principali, sono quella più piccolina e quindi comunque sono quella un po' più coccolata e riesco veramente ogni giorno ad imparare tanto da tutti loro e sono un po' i miei miti tutti quanti. Com'è la psicologia, di questo Sky? Ma la psicologia di Sky, diciamo che Mamma Mia è un musical un po' al femminile, no? È come se fosse sempre visto dal punto di vista, di Sofia e di sua mamma.
Quindi i personaggi maschili iniziano in un modo che sembra essere un po' diciamo come in bianco e nero, per diventare a colori nell'arco della storia. Sky, per esempio, da fidanzato di Sofia diventa quello che la mette alle strette, che la mette di fronte a un bivio, no? Quello di prendersi le proprie responsabilità e di capire che le proprie azioni e le proprie scelte hanno delle conseguenze che poi si possono essere importanti per tutta la vita. Ma per fare musical, quali sono secondo voi le tre qualità fondamentali? Che domanda difficile. Allora, sicuramente bisogna studiare, questo credo sia fondamentale, tanta passione e amore per questo lavoro. Secondo me bisogna saper ascoltare in tre sensi diversi: ascoltare il proprio regista, ascoltare gli altri sul palco e ascoltare se stessi, perché a volte qualche buon suggerimento arriva anche dallo stomaco. La scena più bella qual è del musical? La scena con mia mamma, la scena nella quale io chiedo a mia mamma di accompagnarmi all'altare dopo una grande litigata, e è molto emozionante. Io ogni sera piango, in realtà sì, mi emoziono molto, e poi ovviamente fare questa scena con Sabrina, che trasmette davvero tantissimo, è una scena meravigliosa. Meravigliosa. Rispetto alla versione ufficiale, il musical ideato da Piparo preferisce allo stile minimal inglese una messa in scena più ricca e spettacolare. Nuova ambientazione, un pontile sospeso su vera acqua di mare con una barca ormeggiata e un vero bagnasciuga. A rendere tutto più reale, 11.000 litri di acqua in scena, pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu. Sembra davvero di trovarsi nelle atmosfere tipiche di un'incantevole isoletta del Mediterraneo. Produzione esecutiva è di Francesca Piparo per Piparo Entertainment. E passiamo alle protagoniste femminili. Raccontateci un po' di questi personaggi. Io interpreto Donna Sheridan, sono Sabrina Marciano, e Donna è una donna molto forte che ha dovuto in qualche modo stringere dentro di sé alcune sofferenze per 20 anni, perché è stata mollata così dall'uomo che continua ancora ad amare e dal quale aspetta una figlia. Ma qual è l'uomo dal quale lei aspetta la figlia? Non si sa. Io sono Laura Di Mauro, interpreto Tania. Una donna molto pratica, che risolve e ha risolto i problemi della sua vita con una grande ironia, con un grande senso dell'ironia, innamorata della musica, della vita, degli uomini e dei soldi. E io sono Elisabetta Tulli, interpreto il ruolo di Rosie. Rosie è l'amica del cuore di Donna, quella che le sta accanto psicologicamente, l'intellettuale del trio, che alla fine si innamora in questo spettacolo. Ma quello che mi piace raccontare di questa donna è che rappresenta la donna di oggi, quella che magari ha una seconda vita sentimentale, non crede più nel principe azzurro, ma crede forse nella possibilità di camminare insieme ad un altro uomo per un po', chissà per quanto. Nell'immaginario collettivo, questo musical, cioè questa bellissima pellicola cinematografica, come si fa a reggere il confronto a teatro? Beh, il teatro, lo spettacolo teatrale è completamente diverso, cioè segue comunque la storia del film, ma poi ha una struttura diversa. Il confronto secondo me non ci deve essere, uno deve lavorare sul proprio personaggio, mettere quello che ha del personaggio nel ruolo che interpreta. Ci si confronta con la storia che è stata scritta, che parla di amore, un amore tra madre e figlia, un amore, gli amori vissuti, gli amori che tornano, l'amore per la musica e il più grande amore forse che c'è nella vita, che è quello del senso dell'amicizia, un'amicizia profonda tra queste donne. È uno spettacolo veramente donna, come la protagonista, femminile, con la D maiuscola, e quindi interpretiamo, è bello portare anche la nostra parte di donne nello spettacolo. Un grande abbraccio a Dietro le Quinte da Jacopo Sarno ed Eleonora Facchini. Vi aspettiamo numerosi con Mamma Mia, non vediamo l'ora di stupirvi e di ballare con voi. Soldi, 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 sia lodato.
naturalmente mi immagino, anzi mi auguro di vedervi davanti e non dietro. Un saluto al pubblico di Dietro le Quinte, venite a vederlo perché davvero vale la pena. A tutto il pubblico di Dietro le Quinte un bacio grandissimo da Paolo Conticini, venite a vedere Mamma Mia perché sono 2 ore e un quarto, 2 ore e 20 di favola. Dietro le Quinte, Donna Sheridan vi aspetta. Mamma Mia, venite tutti a vederci. Dietro le Quinte, venite a teatro perché il teatro aiuta ad alimentare i nostri sogni. Cari di Dietro le Quinte, vi aspettiamo a teatro con Mamma Mia. A presto! E adesso Weekend al cinema. Ricoprirò questa carica con immenso orgoglio. Restituisci una nazione alla sua gente. La storia d'amore tra due giovani, lei musulmana e lui induista, che sfida le convenzioni e il destino nel maestoso palazzo dell'ultimo viceré. Jit Kumar. Lui è nuovo. Allora abbiamo qualcosa in comune. Crede che l'India sia pronta per l'indipendenza? Un'opera ad epica storica e militanza politica, che include anche il genere melò per l'inserzione della vicenda privata di una giovane coppia di innamorati separate dalle differenze religiose. Dobbiamo assolutamente farlo. Così ti sfinirai. Piuttosto sfinirò te. E con questo è tutto, per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.